Antenna Anziani si schiera a fianco dei giovani, è previsto per venerdì 8 aprile l'incontro dedicato al disagio dei ragazzi bellunesi organizzato in seguito allo studio dei risultati di un'indagine condotta da scuole in rete su dipendenze e malessere giovanile, un tema scottante anche in provincia che l'associazione ha pensato di approfondire grazie all'aiuto di numerosi esperti. E in questo periodo particolare che abbiamo vissuto e che purtroppo continuiamo in parte a vivere, eh, i ragazzi hanno avuto un impatto fortissimo, un disagio molto forte che ha visto crescere tutti i disagi, per esempio nel periodo adolescenziale, che sono propri dell'età, ma che sono sfociati in disturbi psichici veri e propri, quali dipendenze, eh, bullismo, abuso di alcol ehm, e, e anche, in alcuni casi, eh, Arrivare a patologie psichiatriche vere e proprie. La proposta di Antenna Anziani è quella di realizzare un centro specifico dedicato alla cura dei ragazzi affetti da malattia mentale per far sì che il trattamento sia effettuato nel modo più efficace possibile. Il nostro obiettivo è proprio questo: cioè quello di far conoscere questa realtà così problematica, ma anche di chiedere risposte a chi di dovere perché eh, sia magari costruito un luogo, un ambiente nel quale i ragazzi possono andare per essere seguiti in modo incisivo e in modo anche positivo, ma che in caso di necessità di ricovero possano stare senza andare a convivere nel reparto di psichiatria come accade attualmente dove sicuramente non ricevono delle influenze positive. Una struttura ad hoc, eh, adeguata all'età e, e alle, anche alle possibilità di guarigione dei ragazzi, sarebbe fondamentale.